La puntata, la riflessione che faremo oggi scaturisce da un colloquio che ho avuto tempo fa con alcuni giovani in un incontro vissuto durante una missione al popolo. E sapete i giovani come sono, no? A me piacciono i giovani che contestano, i giovani che fanno rumore, no? I giovani che ragionano, i giovani che lottano per affermare le loro idee anche quando queste loro idee differiscono dalle mie. E questi erano giovani, alcuni credevano, altri no. Ecco, l'incontro tra giovani credenti e giovani non credenti. Bene, ci fu una domanda. Che cos'è la vita senza Dio? È domanda che potremmo porci anche noi oggi. Che cosa sarebbe una vita senza Dio? Beh, ci sono state le più svariate risposte, la gran parte non ha risposto. Qualcuno dice, ma io non mi pongo il problema. Eppure un giovane, giovanissimo anzi, 16 anni, mi ricordo ancora, ha detto che una vita senza Dio sarebbe come un albero nel deserto, non in un'oasi, nel deserto. Ed ecco qui che mi vennero in mente queste parole del profeta Geremia che ho ritrovato proprio in questo nostro percorso. Al capitolo 17, versetto 6, Geremia dice: chi non confida nel Signore è come un tamerisco nella steppa che non vede mai la pioggia, ma risiede in deserti bruciati, in terreni di salsedine e inospitali. Vedete, un albero in queste condizioni, circondato solo dalla sabbia del deserto, chi è stato nel deserto sa cos'è un deserto, è circondato e immerso nel fuoco, nel calore, nelle calore che è dato dalle temperature altissime durante il giorno del deserto. Bene, è un albero destinato a non avere vita. È un albero senza vita. È un albero che non gode la freschezza della pioggia, ci dice appunto Geremia, che non vede mai la pioggia. È un albero che non vedrà mai sedersi alla sua ombra nessuna persona. Chi non confida in Dio, una vita senza Dio, è una vita molte volte vuota. È una vita che sembra, anche se è piena di soldi, di denaro, di successo, ma è una vita infelice. Perché, guardate, noi molte volte, a noi non basta solo avere i soldi, avere il potere, avere il successo, avere donne. No, a noi serve l'amore, che è il respiro della nostra vita, quel respiro che Dio stesso ci ha messo dentro. Una vita senza Dio è una vita piena di illusioni, una vita che ci illude, perché noi siamo convinti di avere le radici profonde, ma poi basta la prima tempesta che andiamo giù, il primo vento che ci fa cadere come delle foglie da un albero. E voglio chiudere qui con delle parole di un scrittore francese che è stato colui che ha inneggiato alla nostalgia, che ha cantato la nostalgia, Marcel Proust, morto nel 1922, il quale dice e scrive così: noi siamo simili alle foglie galleggianti della foresta sommersa, che è la vita lasciata alle spalle.
E il Salmo 1 ci ricorda che alla fine la vita è come pula che il vento disperde. Noi ci vediamo domani, Pari Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti!